La Commissione europea ha dato il via libera a Lufthansa per l'acquisizione di una prima quota di ITA Airways, il 41% per 325 milioni di euro, ma solo a determinate condizioni che assicurino il rispetto delle norme europee sulla concorrenza. La decisione, attesa da tempo, è stata accolta con favore dal governo italiano, dal momento che con la vendita sarà tolto dalle spalle del bilancio dello Stato un grosso onere finanziario. Entro il 2033 la compagnia aerea tedesca acquisirà il 100% della società italiana. Possiamo dire come, che la logica ha prevalso sui vari ostacoli e penso che con la logica questa operazione continuerà ad essere portata avanti, a concludersi e ad essere un elemento di successo per, come mi era detto, per l'Italia, per la Germania, per Lufthansa e per soprattutto i nostri passeggeri. Grazie. Anche l'amministratore delegato di Lufthansa ha accolto con favore la decisione, definita un chiaro segnale per un traffico aereo forte in Europa che potrà affermarsi con successo nella competizione globale. L'accordo è appunto soggetto a condizioni. La Commissione ha chiesto la cessione di alcune rotte e alcuni slot all'aeroporto di Milano Linate ad altre compagnie aeree per mantenere la concorrenza nelle rotte a breve e a lungo raggio. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto di aderire al gruppo della sinistra al Parlamento europeo, che interrogherà i suoi rappresentanti prima di prendere una decisione. Il partito guidato da Giuseppe Conte, che ha eletto 8 deputati alle ultime elezioni europee, ha mostrato posizioni convergenti con quelle dei partiti della sinistra su diversi temi, dall'immigrazione al lavoro ai diritti sociali. Ma questo non significa che l'adesione sia scontata. No, all members of our group have to sign a so-called political affinity declaration, and we will discuss, of course, the political topics with them and see if they will fit in the group or not. La Presidente von der Leyen. Negli ultimi 5 anni il movimento ha provato a unirsi al gruppo dei Verdi, Alleanza Libera per l'Europa, e ha anche avuto contatti con i socialisti e democratici. Ma alla fine i suoi eurodeputati sono rimasti per tutta la legislatura fra i non iscritti. Intanto la sinistra ha eletto i suoi 2 co-presidenti, che sono gli stessi della scorsa legislatura, la francese Manon Aubry e il tedesco Martin Schierdewan. Anche i conservatori e riformisti europei, il terzo gruppo più numeroso del Parlamento, hanno eletto i loro co-presidenti. Sono Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia, che ottiene così la riconferma, e Joachim Brudzinski del partito polacco Diritto e Giustizia, che ha deciso di rimanere nel gruppo dopo giorni di trattative con i Patrioti per l'Europa, la nuova alleanza fondata dal primo ministro ungherese Viktor Orbán, insieme ai partiti nazionalisti di Cechia e Austria. Oltre 400 poliziotti delle squadre mobili di 27 province coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato sono stati impegnati oggi in un'operazione contro il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Sono stati realizzati in tutte le province interessate controlli e perquisizioni in abitazioni ed esercizi pubblici in cui venivano offerte prestazioni sessuali a pagamento, mascherate da inesistenti attività professionali come centri estetici. Le attività venivano pubblicizzate anche online attraverso siti e piattaforme di messaggistica dedicate. Sono 7 le persone arrestate per reati in materia di immigrazione, sfruttamento della prostituzione, stupefacenti e reati contro la persona. Denunciate altre 71 persone per gli stessi reati e in un caso anche per vendita illegale di Viagra. Durante le perquisizioni sono state trovate numerose dosi di hashish, cocaina ed eroina e sequestrati un fucile detenuto illegalmente, 3 immobili dove venivano consumate le prestazioni sessuali e 10.000 euro in contanti. Elevate 82 sanzioni amministrative per esercizio abusivo dell'attività commerciale, violazione della normativa sull'immigrazione e gli stupefacenti, irregolarità sull'assunzione del lavoro, sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di igiene e conservazione degli alimenti. I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania e della stazione di Camporotondo Etneo, coadiuvati dal Nucleo Operativo Ecologico di Catania e dall'ARPA Sicilia, hanno denunciato in stato di libertà 2 persone che in un terreno agricolo avevano costruito senza alcuna concessione edilizia dei rifugi per animali che peraltro avevano abbandonato all'interno in pessime condizioni igienico-sanitarie. I carabinieri della stazione Camporotondo Etneo sono intervenuti in un'area di quasi 100.000 metri quadrati sottoposta al vincolo ambientale e qui hanno scoperto che su ben 411 metri quadri erano state realizzate 2 strutture in cemento recintate con ringhiera in ferro.
In particolare, quando i militari sono entrati nelle strutture abusive per ispezionarle, hanno accertato che quei fabbricati servivano per allevare cuccioli di cane e conigli. Infatti hanno trovato 16 bulldog terrier, di cui 6 cuccioli, oltre a un cane pastore dell'Asia centrale di circa 3 mesi di età, con coda e orecchie tagliate, e diversi conigli nani. Tutti gli animali erano senza acqua e in condizioni pessime. I militari dell'arma sono risaliti ai proprietari del terreno, padre e figlia del posto, rispettivamente di 51 e 30 anni. Tutti i cani e i conigli trovati ne sono stati affidati alle cure dei veterinari del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Catania e collocati in centri autorizzati, mentre l'intera area è stata sequestrata preventivamente. Ci troviamo qui in questa bellissima libreria, che è bello, dove ci sono cultura, libri, che è importante, e di cui è stato partorito anche insieme agli autori questo bellissimo libro con questa edizione. E come vedete è un libro che parla di kinesiologia rieducativa nelle scoliosi. Qui io comincio subito con uno dei nostri autori, che è William Tomasello. Mi occupo appunto in particolare anche della kinesiologia della rieducazione nelle scoliosi. Prima che possano giungere in una gravità alla fase chirurgica. Quindi la rieducazione e poi la rieducazione con il corsetto in collaborazione con gli ortopedici e i fisiatri, per cercare di recuperare, diciamo, nel miglior modo possibile la patologia. Allora, nello specifico, appunto, lei di cosa parla nel libro? Sì, diciamo che il libro, in realtà la caratteristica particolare è quella che il libro è stato scritto a 6 mani. Cioè, non abbiamo fatto ognuno di noi il nostro lavoro specifico e poi messo nel libro, ma abbiamo messo tutti insieme il nostro sapere in questo ambito, messo nello stesso calderone, e poi è uscito fuori in realtà questo manuale di kinesiologia rieducativo. Quindi la particolarità è ortopedico fisiatra, è anche un'importante specializzazione. Lei stasera ha parlato anche di strumenti di precisazione riguardo la radiologia, quanto è importante misurare una scoliosi per poi intervenire. Sì, è importante avere un corretto approccio alla radiologia della scoliosi, cioè fare meno radiografie possibili, quelle necessarie, e ben misurarle. Esistono degli apparecchi, ma non sono disponibili in Sicilia, in Italia, in cui è possibile effettuare radiografie molto precise attraverso una esposizione di dose radiante inferiore. Non potendo usufruire di queste, naturalmente cerchiamo di fare il possibile per diminuire al massimo l'esposizione alle radiazioni ionizzanti attraverso poche radiografie fatte nei momenti giusti. Sì, mi occupo di riabilitazione ed in particolare negli ultimi anni di riabilitazione dell'età evolutiva, per cui l'invito da parte degli autori del libro a parlare un po' di quanto scritto sulle scoliosi mi tocca da vicino, perché quotidianamente ci occupiamo in ospedale di ragazzi con scoliosi, e quindi è oggi attualissimo parlare di questo argomento. Restituiamo a Catania l'anfiteatro romano, il nostro Colosseo Nero. È una cosa assolutamente di prestigio, che mi piace e faccia anche comprendere qual è l'attitudine di questa amministrazione nel superare i problemi e nel non arrendersi rispetto alle criticità che vengono evidenziate. Fin dall'inizio vedevamo la gente affacciata e ci lamentavamo per il fatto che il sito fosse chiuso. La regione siciliana, che lo gestisce attraverso il parco archeologico, ci ha sempre fatto sapere di avere difficoltà nella gestione a causa della mancanza di personale. Alla fine abbiamo detto benissimo, allora a questo punto ce lo prendiamo noi come comune, abbiamo velocizzato le pratiche per firmare la convenzione, un mese fa abbiamo perfezionato il tutto, abbiamo ripulito, abbiamo in mente un intervento di progettazione architettonica che lo renderà ancora più bello, perché consentirà di illuminarlo dal basso.